Cancellato ha ragione, non ce ne stiamo rendendo conto, anche perché, e mi fa piacere che c'è una persona di grande competenza sui temi economici come Stefano Fassina qui con noi stamattina, anche perché nessuno di noi ha mai vissuto in un mondo che fa meno 10% del PIL, oppure se ascoltiamo il governatore della Banca d'Italia meno 13%. Certo. Quindi siccome in questo mondo non sappiamo come funziona, perché vorrei ricordare che non più tardi di 3 mesi fa i termini su cui ragionavamo era meno 0,1 più 0,3, a meno 10, meno 12% del PIL non abbiamo un'idea precisa di che cosa vuol dire per un ristorante, una piccola azienda, un negozio o una piccola azienda di servizio, una start-up di giovani e così via. Quindi, siccome ci attende un mondo per molti versi inesplorato, è vero che c'è una mobilitazione anche di risorse pubbliche, anche di carattere internazionale. L'Europa non ha mai immaginato di mettere in campo uno sforzo finanziario come quello di cui certo abbiamo evidenza ora, la cui sulla parte della Banca Centrale di acquisto dei titoli di debito pubblico è in funzione, il resto è frutto di una trattativa politica che ancora deve concludersi. Però gli effetti veri li vedremo. Una parola sugli Stati Generali e il piano Colao. Io sono molto perplesso su come negli ultimi giorni è stata condotta questa vicenda. Cioè, il governo chiede a un gruppo di esperti, guidati da uno dei più noti manager italiani su scala mondiale, di elaborare un piano. Poi naviga il governo, per alcune settimane, non voglio dire ignorando quello che stavano facendo di là, ma insomma sì. Sì. Ecco. Diciamo, Anche dalle parole di Colao, appunto, si è capito. Dopodiché arrivano a conclusione due percorsi, finisce la fase dell'emergenza o almeno si attenua e il governo giustamente inizia a mettere in campo un percorso per le cose da fare successive. Quel piano arriva, come abbiamo visto, ad un documento ufficiale, bello preciso, con tutta la numerazione delle pagine, i titoli dei paragrafi, quindi voglio dire non un brogliaccio, ma e sembrano, o forse sono, collocati su due binari, ognuno dei quali va verso la sua meta. Sì. Ecco, io questo lo trovo abbastanza impressionante, nel senso che mi sarei aspettato, provo a diventare propositivo, che nell'organizzare un appuntamento come gli Stati Generali, espressione che io, sì, ricordando che fine ha fatto Luigi XVI, ne avrei scelto un'altra, qualunque. Sì, anche con una cornice che è Villa Panfili, non è Palazzo Chigi. Molto bene, insomma. Avrei scelto una qualunque altra espressione diversa da Stati Generali. Ricordo che peraltro quando Luigi XVI li convocò si riunirono e fu l'ultima volta nella storia in cui si tenne quella riunione. Detto ciò, mi sarei aspettato che in quell'occasione il governo avrebbe presentato il lavoro del gruppo Colao. Certo. In un mondo normale funziona così. Se è andata diversamente, mestiere anche un po' nostro, dobbiamo anche domandarci perché. Perché non è che queste cose succedono a caso. No. A meno che non accettiamo l'idea che il caos creativo domini il mondo. Il caos un po' influisce, ma non è che... Quindi è andata così e questo secondo me sta andando così. Questo secondo me getta un'ombra un po' confusa, di confusione sui mesi che ci attendono. Ecco. Sì, no, è chiaro.